partiamo dai due candidati a sindaco. Sarà una gara leale. Va bene, va bene. Ah, che bello, che bello. Buongiorno. Oh, un amico di Soverabbiamo. Candidati tu, per favore, Chicca. Per favore te lo chiedo. Guarda che bellezza. No, sì, Ida, tu proprio guarda, cioè Ida. E tu, meno male che non piaccio a te. Meno male che mi piace sulla mugerata, perché se no. Vabbè, andiamo avanti. No, andiamo. Buongiorno dal Prince Barbara, segna stampa del 17 aprile 2014, non lo dico più. La quarta non era mai successa nella storia. Buona, si dice, sì, va bene. Non vi avvicinate per favore però, eh. State lontani. Dobbiamo andare più lontano. Va benissimo così, va benissimo. Confermiamo quello che si dice in questi giorni, la gente ci ferma, ci chiede, Corradini. Sì, è bene. Votate, fate votare. Benissimo, ciao Chicca. Antonello, non farò come a Taverniti però. Votate Corradini. Bravo. Avrete un Corradino in regalo. Chi sta aiutando Corradini? Lì sotto invece, ragazzi, c'è il mio staff che sta dialogando con c'è Mimmo che cura la campagna elettorale di Corrado. Per favore, lo staff, cioè sta presentando lo staff. Vabbè, no, presentiamo dopo. Comunque ringraziamo il Prince Pub per perché ora ci andiamo a leggere il giornale. Cominciamo dai giornali, poi sentiremo lo staff. Dai ragazzi, dai, che è la quarta volta, eh. Buongiorno. Ciao Antonio. Mimmo, ti stiamo vedendo, Mimmo. La quarta è sempre quella buona. Sì, mai siamo arrivati alla quarta. Buongiorno! Buongiorno, ce lo fai un saluto a soverativo.com? Un saluto a soverativo.com. Bravissima, bravissima. Oh, dove state andando? Sapete la grigliata? Devo venire per la grigliata. Dai, no, forza. Abbiamo salutato, ma tu stavi bene. Me ne voglio andare, dai, forza. Dai, l'ora della Calabria, Gagliardi era qui, adesso è sul giornale, vedi? Va bene, Gagliardi. Gagliardi non molle, si candida, vinceremo le elezioni comunali, il leader di Semplicemente Soverato è sicuro. L'altro giorno c'è stato porta un male, porta così, male. C'è scritto lui, qua, io sto leggendo il giornale. Io mica sto dicendo che vinco, mi presento. Poi. Piano di riequilibrio, ecco i motivi del no della Corte dei Conti, ne abbiamo parlato abbondantemente anche noi ieri. E poi restiamo nel comprensorio, incendiata la casa di un dipendente del comune, badolato, grave atto intimidatorio, se ne discuterà nel prossimo consiglio. Assoverato il nuovo regolamento per il servizio idrico e basta. Poi lampi per le manifestazioni del 25 aprile, ne abbiamo parlato anche noi. Benissimo, vai, forza! Del Sud, Corrado. Corte dei Conti, bocciatura senza appello, si basa su previsioni di maggiori entrate e di riduzione di spesa immotivate. E pertanto ripetilo! Immotivate! Così mi piace, bello polemico. Ormai pertanto troppo incerte. Quel rimedio delle alienazioni non concretizzato. In effetti la commissaria ha cercato di convincere la Corte dei Conti dicendogli c'ho un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti, ma evidentemente la Cassa Depositi e Prestiti non ha risposto. Non lo sa. Ancora non ha risposto. Ma probabilmente non gli è arrivato niente alla Cassa Depositi. Chissà. Prego. Vabbè. Spettacoli, cultura e sport per salvare le palme malate, queste sono le iniziative di Soverato nel cuore. I due mesi di manifestazioni, già ne abbiamo viste due o tre, e sabato ci sarà Judas, sabato sera alle 19, anfiteatro del Teatro Comunale. Benissimo. Il quotidiano. Lui logicamente ovviamente non siamo alla pagina giusta, ma quello ecco è qua, normale. Il sesto nuovamente, ecco i motivi del nuovo arrivo. Oh, è arrivato Domenico. Ciao Dome. Buongiorno ragazzi. Metti la fascia. No, sono io. No, se no. Vuoi puoi solo entrare in squadra, Domenico. No, allora non ti inquadriamo, poi lo tagliamo, andiamo. Ecco i motivi. Va bene. L'hai salutato Edoardo? Ciao Edoardo. Sì, vabbè, perché non mi vedo? Muoviti via. Poi Chiaravalla, arrivano i soldi della Cassa Depositi e Prestiti per le imprese che vantano crediti pregressi dal comune. Ma anche qui la Corte dei Conti deve valutare. Va bene. Ho parlato un'iniziativa degli studenti, donne vittime di violenza tra le mura domestiche e quindi Lamezia, no, siamo andati un po' troppo veloci. Sì, velocissimi, perché abbiamo un ospite d'eccezione che noi dobbiamo presentare. Mico? Responsabile. Quindi lanciamo la segna stampa. Sì. Ah, siamo stati veloci oggi. Vogliamo sapere come stai curando la campagna elettorale. Io devo ringraziare. Beh, allora guarda, innanzitutto, visto che nessuno ancora presenta i candidati, siamo pochi giorni. Noi già due ne abbiamo presentati. Noi abbiamo presentato noi di Soverabbiamo. Voi dovevate essere imparziali. Noi di Soverabbiamo. Io ne presento uno al giorno, quindi fino al oggi
Oggi abbiamo presentato? Oggi abbiamo presentato Giuseppe Chiaravallotti. Che paga, che adesso paga la scommessa. Candidato, sì, perché è candidato ufficialmente. Ufficialmente, quindi ha perso la scommessa. Assolutamente. Ha firmato anche. Stiamo facendo una bella squadra. Perché sai qual è il segreto di Mimmo? Sei una persona incerta, lui no, metti subito la foto e la candidata. È come ha vinto la sigla. Io li prendo in parola, quindi faccio presto presto. Quindi è inutile che vada a parlare con uno, poi parlo con l'altro, poi per dammi qua, fammelo vedere, ti devi vedere che ridi, perché devono vedere che tu ridi. No, eccolo, mo li prendi. Sì, ho vinto perditi uno. Visto che qua soprattutto stanno facendo come la tele di Penelope, no? Il giorno Penelope fa la tele, poi la notte viene no, disfatta. Ma chi è Penelope? Chi è Penelope? Chi è Penelope? Ce ne sono Penelope. Tagli e cusa. Vabbè. Se vi allontanate mi fate un favore comunque. Diciamo, ma che hai zoomato troppo. No, non è zoomata, muovete, non parlare assai. Va bene così, Comunque tranquillizziamo tutti. Come? Ci chiedono tutti. Corrado, io ho scelto il mio sindaco e gliela appoggio. Chi se la potevi risparmiare? Tanto di qualcuno che i carabinieri gli stanno facendo la mano. No. Antonello, tanto una cacitumo che diventi sindaco, non ti preoccupare. Vedi, basta così, ringraziamo tutti. No, gli appuntamenti, la settimana santa, no, lo devo capire, gli appuntamenti. No, dobbiamo fare gli auguri a un nostro amico che si candida ufficialmente al sindaco di Soverato, oltre a Corrado. Non lo so, ma non possiamo anticipare. Non lo so se è ufficiale, è un rumor. Noi oggi abbiamo fatto l'in bocca al lupo. Noi abbiamo fatto al telefono l'in bocca al lupo a questo candidato a sindaco. Vabbè, vi diamo qualche indizio. È un ex sindaco. Non è di Soverato originario. Corradini, tintatevi una, Corradini. È un bis. Vabbè, ancora è tutto. Ma è amico mio. Certo. A proposito, sappi che te lo sto dicendo a titolo proprio ufficiale, sì, che io ti denuncio, Mimmo. Vabbè, denuncia. Mimmo, se ti permetti, io ti denuncio. Intanto sta girando. Ormai la foto ce l'hai. Ma stai tranquillo, tu sei un altro candidato di questa. No, io mi appello al quinto emendamento. Tu appellati dove vuoi. Mimmo, non ti bastare i denunci. Non ti bastare i denunci. Gli appuntamenti della settimana. Non ti bastare i denunci. Siamo una squadra e la squadra deve andare fino in fondo. Ho capito, vabbè, questa mi piace. Mi rivolgo ai religiosi. Aspetta che zoomo con Radini che si rivolge ai religiosi. Questa sera è la la messa in cena Domini, Soverato Marina e Soverato Superiore, le seguiremo tutte e due, certo. Poi le altre manifestazioni pasquali. Domani processione. La processione del Venerdì Santo, sabato lato, sabato mattina la processione del Sabato Santo e domenica poi la confronta a Soverato Superiore, ma anche in tutti i paesi. È preparatissimo e poi, però. E poi allora andiamo a mangiare tutto il casino. E poi l'altro del sindaco. Veramente si può m'aspetti, si può m'aspetti. Lo mettiamo in lista pure a lui. Venite. Va bene. Detto ciò, grazie al Prince Pub. Salutiamo di nuovo il Prince Pub. Salutiamo il Prince Pub. Ciao, dove? Ciao, fate i bravi. Sabato mi sa che ci rivediamo. Dove ci vediamo sabato? Non si sa. Mo vediamo. Va bene. Grazie. Mimmo, saluta. Ciao, ciao. Mi raccomando, votatillo. Votatillo. Va bene.